Buongiorno e ben ritrovati con una nuova puntata di Radio Veneto Agricoltura. Quest'oggi parleremo di formaggi, o meglio del formaggio Asiago DOP. Siamo in collegamento con il presidente del Consorzio Tutela Formaggio Asiago, Fiorenzo Rigoni, che ringraziamo per essere oggi qui con noi. Uno dei più importanti formaggi DOP, che abbiamo in Italia, ma e quindi quando si parla di formaggi italiani si parla di formaggi internazionali, uno dei più conosciuti formaggi mondiali, e chiediamo immediatamente al presidente del consorzio di, intanto grazie per essere qui con noi oggi, e di inquadrare con qualche numero il consorzio, ovvero il numero dei produttori, la produzione, il territorio di produzione. Prego, presidente. Buongiorno a tutti, grazie a voi per questa trasmissione. Il Consorzio Tutela del Formaggio Asiago ha proprio lo scopo di tutelare questa bellissima e buonissima specialità Veneto-Trentina. Il suo territorio si estende per tutta la provincia di Vicenza, tutta la provincia di Trento e le parti pedemontane della provincia di Treviso e di Padova. È il quarto formaggio di mucca italiano, con una produzione che si aggira attorno al 1.600.000 forme. Ed è caratterizzato da due formaggi, diciamo, completamente diversi. Il primo, il fresco, è un formaggio a latte intero che si consuma normalmente, dai 20 giorni in su, mentre il secondo è un formaggio a latte, parzialmente scremato, che ha delle stagionature anche importanti, può essere mezzano, vecchio o stravecchio, e si consuma quindi dai 90 giorni in più, in su. Senta, Presidente, come ho anticipato, c'è un disciplinare, un nuovo disciplinare da un mese a questa parte. Perché un nuovo disciplinare innanzitutto? E cosa contiene di diverso rispetto al precedente? Sì, c'erano delle esigenze diverse di andare incontro a tante nuove problematiche che erano sorte nel tempo. Il disciplinare vecchio datava 1978. Era un disciplinare basato sì sulla tradizione, che però necessitava forse di alcune precisazioni. Quindi abbiamo cercato di introdurre, secondo i nuovi modelli di sostenibilità e anche di benessere animale, introdurre delle regole più ferree, per dare spazio a nuove esigenze. Quindi un ritocco. Possiamo, Sì. Presidente, mi scusi, possiamo dire che con questo nuovo disciplinare si va più incontro a quanto l'Unione Europea detta attraverso le sue politiche, ma anche quanto i consumatori richiedono sempre di più: l'attenzione per la qualità, per l'ambiente, la tutela degli animali, salvaguardia degli animali, benessere animale e così via. Sì, assolutamente sì. Praticamente noi abbiamo aderito al CREMBA, che è l'Istituto Nazionale che si occupa del benessere animale, e poi praticamente abbiamo reso più autoctono anche l'alimentazione delle bovine, sempre più autoctona, togliendo elementi che potevano essere fuori dalla zona, raccolti fuori la zona, e cercando di incrementare veramente i foraggi e valorizzare i foraggi di zona. Abbiamo introdotto anche altre cose molto importanti, molto particolari. Siamo andati alla tradizione del formaggio asiago e abbiamo fatto uno studio con l'Università di Padova, ad esempio con il professor De Guglio dell'Istituto di Archeologia,
Praticamente abbiamo visto che qui in Altopiano, in tempi remoti, si poteva e si produceva formaggio utilizzando il caglio vegetale. Ad esempio in cimbro c'è la parola bisacchese che indica proprio un cardo particolare, un cardo basso che cresce nei nostri pascoli, che praticamente dal suo nome bisacchese significa proprio formaggio dal prato. E con questo bisacchese i nostri avi producevano il formaggio. Lo abbiamo reintrodotto andando incontro a un'antichissima tradizione. Siamo la prima DOP che può adoperare anche caglio vegetale, perché l'abbiamo trovato nella nostra tradizione. E poi abbiamo anche rivolti a una clientela sempre più esigente, abbiamo approntato l'eliminazione totale di qualsiasi prodotto che non sia latte, caglio e sale. Quindi non ci sarà più, ad esempio, nei formaggi a lunga stagionatura il lisozima, e quindi una maggiore naturalità del prodotto. Senta, Presidente, le chiedo, i consumatori possono capire tutte queste migliorie che sono state apportate grazie al nuovo disciplinare? Beh, sì, com'è che trasferite le informazioni ai consumatori? Allora, i consumatori sono sempre più attenti a queste cose, sono sempre attenti alle etichette sempre di più, e quindi noi non scrivere più che c'è, ad esempio, il lisozima. Già quasi tutti i nostri produttori non usavano più lisozima. Tenga presente che il formaggio asiago è l'unica grande DOP italiana che ha fra i propri produttori ben 11 malghe. Noi abbiamo 11 malghe, 13 cooperative, 11 produttori artigianali, quindi una base eterogenea. Abbiamo circa 1200 aziende agricole che fanno parte della filiera dell'Asiago DOP. Noi come Asiago DOP, come consorzio, siamo proprio artefici della promozione dell'Asiago DOP, oltre che della tutela. Quindi sta proprio a noi andare direttamente ai consumatori, e lo faremo con delle campagne stampa, con delle campagne TV, a informare proprio di queste nuove migliorie per quel che riguarda il piano, il nuovo disciplinare. Sì, senta Presidente, a proposito quindi di consumatori, come sta andando il mercato? Come sta rispondendo il mercato in questo difficile 2020? Ma in questo difficile 2020 il mercato dell'Asiago vorrei dire che è buono, forse anche molto buono, nel senso che stiamo lavorando moltissimo con le persone che acquistano direttamente il prodotto. C'è evidentemente un problema, ma questo vale per tutte le grandi DOP nazionali, un problema di filiera con il settore Horeca, con la ristorazione, in cui magari c'è scritto che si usa un formaggio DOP e poi bisogna verificare se c'è veramente quel formaggio DOP. La gente invece, le persone normali che in questo periodo, anche nel periodo di lockdown, però adesso probabilmente ci apprestiamo ad averne un altro, che fanno la spesa direttamente e sono molto più attenti a quel che mangiano, e i nostri prodotti e l'Asiago DOP in testa ha avuto un incremento pari quest'anno a circa l'11%. Sono un po' ferme le esportazioni, e a parte il discorso magari dazi USA, che anche qui tocchiamo un argomento importante e all'ordine del giorno, anche perché con la nuova elezione del presidente Biden ci apprestiamo
forse a una nuova, a un nuovo approccio ai dati. Perché con la precedente amministrazione Trump, con l'attuale amministrazione Trump, ancora per poco, cos'è successo esattamente per i formaggi italiani e quindi anche per il formaggio asiago DOP? Beh, è successo che praticamente ci è stato imposto un ulteriore dazio, perché c'era già un dazio del 15%, è stato imposto un ulteriore dazio del 25%, quindi siamo al 40%. Tenga conto che l'asiago DOP normalmente non è un formaggio carissimo, che però se deve subire un aumento del 40% fa crollare le vendite, no? E ce ne siamo accorti. Quindi in due anni praticamente abbiamo un riscontro assolutamente negativo. Siamo crollati, abbiamo fatto meno di un terzo come esportazioni negli USA. Nel 2020 si prevede meno di un terzo rispetto a un paio d'anni fa. Bene, quindi si spera che con la nuova amministrazione invece tutto si ritorni come era in precedenza e che quindi i dazi vengano annullati. Sì, sì, Biden ha già dichiarato che aprirà un negoziato con l'Unione Europea, che tra l'altro in questi giorni ha stilato una lista di prodotti americani su cui mettere dei dazi. Ci sono anche alcuni formaggi, a parte che l'Italia e l'Europa importa pochissimi formaggi dagli USA. Però ci sono dei prodotti sia agricoli che industriali. Quindi si aprirà sicuramente un dibattito e speriamo che vengano tolti assolutamente. Bene, senta Presidente, l'ultima domanda, poi chiudiamo. Quali sono i mercati di sbocco principali, oltre a quello italiano ovviamente, del formaggio asiago DOP? Sì, guardi, gli Stati Uniti erano il primo mercato, sono stati per anni il primo mercato. Nel 2020 si presuppone che siano il secondo o terzo mercato. C'è la Francia, c'è la Svizzera e la Germania per noi. Poi importante, che sta venendo su bene, c'è il Messico e il Giappone. Bene. Abbiamo un po', nei pochi minuti che abbiamo a disposizione, fatto un po' il quadro su un importante consorzio di tutela, quello del formaggio asiago. Ringraziamo il Presidente Fiorenzo Ricconi per essere stato con noi oggi e quindi diamo un appuntamento, magari ci riaggiorniamo più avanti per capire anche in seguito a come si mettono le cose con i dazi, perché non abbiamo parlato poi di Brexit, di altre situazioni. Magari ci ritorneremo in seguito. Nel frattempo la ringrazio e salutiamo tutti gli ascoltatori e un arrivederci alla prossima occasione. Arrivederci, grazie.